primo strato dobbiamo renderlo più spesso. Legno, cartoncino, sabbia, carta. Gli strati devono essere più compatti. Più terra e metalli! Oh, Sammy, ma che casino! Che stai facendo? Hai fatto una torta? Dove hai visto la torta? Questi sono blocchi di Minecraft! Mi ero annoiato a giocarci al computer e ho deciso di trasferire Minecraft nella realtà! Interessante! Forse possiamo fare lo stesso! Magari senza tutto questo disordine? Hai in mente una nuova creazione? Un gioco intero! Minecraft con un personaggio e una ricompensa per averlo completato! Ciao ragazzi! Oggi ho preparato qualcosa e l'ho anche decorato in stile Minecraft! Siu, che cosa hai fatto? Ciao a tutti! Che è successo, Sammy? Hai decorato tutto senza di me! Non arrabbiarti! Abbiamo ancora molte decorazioni da fare! A proposito, puoi già cominciare! Come posso cominciare se non so cosa fare? Ups! Ho dimenticato di dirlo! Sarà un labirinto in stile Minecraft! Che sorpresa, fico! Abbiamo bisogno di più parti per gli ostacoli. Nessun problema, Susie. Oh, hai anche menzionato un personaggio. È ancora un segreto, ma prima facciamo la parte principale, poi lo scoprirai. Ci sto! Mentre Sammy non ascolta, vi svelerò il segreto principale. Il personaggio del nostro gioco sarà... uno dei nostri animali domestici. Siamo sempre pronti a creare qualcosa per i nostri animali. E non preoccupatevi, ci prendiamo cura di tutti i vostri piccoli amici. Il nostro labirinto è in stile Minecraft, quindi ovviamente sarà quadrato. E adesso incolliamo qualche altro blocco. Aggiungiamo delle pareti esterne per renderlo più resistente. E qui abbiamo anche la disposizione dei nostri futuri ostacoli. Abbiamo bisogno di più ostacoli, oh, ci penso io! So che posso contare su di te, Sammy. Quindi, la base è pronta! La sua parte esterna avrà una serie di gradini di diversa altezza e complessità. Zio, mi sono reso conto che uno dei nostri animali domestici sarà il personaggio principale del gioco! Adesso ti spiego come si svilupperà il nostro labirinto. Sono tutto orecchie e farò il casting per i nostri animali domestici. Il nostro personaggio comincerà qui e poi salirà in cima. Interessante! Poi scenderà lungo l'altra parete ed entrerà. Ci saranno diversi ostacoli e il premio. Ho capito! Il nostro personaggio dovrebbe essere molto intelligente e abile. Sì, credo che dovresti cercare tra i criceti. Sono d'accordo! Cominciamo con il casting! Ok, nel frattempo farò il labirinto sul tetto. Spero che Sam possa occuparsi dei gradini e del muro. E del casting per il ruolo del gioco principale, ovviamente! Torniamo ad incollare i nostri pezzi. Questo labirinto comincerà qui. Una notizia interessante. Recentemente i labirinti di siepi sono diventati molto popolari. Vengono creati presso strutture ospedaliere per la riabilitazione. Aiutano anche i medici a rilassarsi dopo una dura giornata di lavoro. Houston, abbiamo un problema! Come mi hai chiamata? Non idee, mi mostrano grandi risultati nella corsa. Ashy e Ginger sono più bravi a trovare i dolcetti quando li nascondo. Houston, a Sam! Fai un altro test e non dimenticare di preparare le parti in cartone. Oh, così tante cose da fare oggi, vado! Accidenti, questa costruzione è così faticosa! Come va, Sammy? Come puoi bere il tè quando lavoro per entrambi? Ho fatto una breve pausa. Sei stato bravissimo, questi gradini sono bellissimi. Inoltre ho scelto il criceto per il nostro labirinto. E chi è, chi è? Ho deciso che dovrebbe essere Ginger. È intelligente e piuttosto agile. Ottima scelta, diventerà famosa. Non vedo l'ora di vederla in azione. Vado a preparare Ginger per il suo grande momento. Va bene. E incollo un po' di colla sui nostri gradini. Così è più facile per la nostra stella scalarli. Penso di dover accelerare. Oh, fantastico, adesso possiamo passare alla nostra scala sulle pareti esterne. A proposito, i criceti ovviamente amano i labirinti. I criceti selvatici costruiscono case complicate, così possono nascondere meglio le loro scorte, almeno credo. E sono anche creature molto attive. Sammy, stai facendo di nuovo la torta a terra, scusa? No, stavo allenando Ginger, ma non era molto felice, abbiamo trovato un accordo. Vedo che le trattative sono state difficili. Oh sì, questo labirinto sta venendo fuori davvero fantastico. Ginger sarà felicissima di passarlo. Lo spero proprio.
A proposito, puoi andare a dirlo a Ginger? No, no, non rivelerò il segreto così presto, dovrebbe essere una sorpresa. Come vuoi tu, Sammy. A proposito, ho un altro compito per te. Un altro compito? Sammy, non essere pigro. Prepara una cassapanca per i dolcetti per Ginger. I dolcetti sono la migliore motivazione. Dobbiamo solo aggiungere qualche piccolo dettaglio. Renderemo il nostro labirinto più vario. Per prima cosa faremo un ponte sospeso. È semplice. Bisogna incollare delle tavole fatte di bastoncini dei gelati e dei pezzi di corda. Spero che a Ginger piaccia il ponte. Sì, domanda importante. Vai avanti, Sammy. Non riesco a scegliere un premio per Ginger. Mela, carota o peperone? Ma sai che le piacciono tutti e sarà felice di ricevere qualsiasi premio. Oh, e non dimenticate di iscrivervi e cliccare sulla campana. In questo modo scoprirete le nuove creazioni più velocemente di chiunque altro. Non riesco veramente a decidere cosa dare a Ginger. Né quello che sarebbe. È una sfida per la nostra pista. Questo non sembra un carretto, Sue. Ma queste sono rotaie, non un carretto. E sono pronte. Ed ecco il carretto vero e proprio. Capisco. E sai a cosa ho pensato poco fa? Dimmi. Questa nostra creazione è una miniera di cartone. In questo modo abbiamo creato la nostra personale miniera per estrarre il cartone. Caspiterina, un sogno che diventa realtà! La tua logica a volte mi fa impazzire, Sammy. Dobbiamo solo incollare il labirinto superiore. Tutto qui? È tutto qui. O no? Dettagli, Sue, dettagli! Devo ricordarti sempre tutto. Di che stai parlando, scusa? Di tutto questo! Ah, giusto, Sammy! Ottimo lavoro! Mettiamo tutto a posto. Gli ostacoli sono una buona cosa, ma anche Ginger ha bisogno di alcuni giochi. E naturalmente il premio per la nostra vincitrice. Wow, farò il tifo per Ginger! Avrà un compito impegnativo da portare a termine. Buona fortuna, Sammy! Questo è fantastico, Minecraft nella realtà! Ho deciso di non rivelare quello che ho messo nel forziere, che sia una sorpresa per tutti! Sammy, guarda chi ho trovato! La star del video di oggi! Sue, non è giusto, sono io la star! Ok, la star di supporto ti suona meglio? Sì, molto meglio! Ma in realtà anche Ginger è fantastica! Cominciamo allora? Sì! Pronti, partenza, via! Oh, wow, guarda com'è flessibile! Ed ecco che arriva la mia parte preferita, quella con i gradini. Vai, Ginger! Cosa c'è che non va? Ti sei incastrata? Attenta, stai tornando indietro! L'ha capito, l'ha capito! Oh, ancora un po'! Puoi farcela! Sì, sta venendo il ponte! Immagino che Ginger non si fidi. Va tutto bene, non devi avere paura. Beh, sembra che la situazione stia cambiando. Ce l'ha fatta, Sue! Ora è il momento di salire più in alto. Mi ricorda un serpente. Bella mossa, Ginger! Ehi, perché ti sei fermata di nuovo? Va tutto bene, sta andando avanti. Vai, Ginger, vai, puoi farcela! E via verso il labirinto. Sono curiosa di vedere come lo affronterà. Ad occhi chiusi, dico io. Attenta, Ginger, quella scatola potrebbe essere pericolosa. Ma sì, non sarà un problema per la nostra campionessa. Beh, immagino che le piaccia. Ginger, stai andando alla grande, il traguardo non è lontano, forza! Mi raccomando, muoviti con attenzione. L'ho detto prima, Ginger è una vera ginnasta. Sono d'accordo, collega. Wow, si sta spostando verso il carrello. Questa è la parte più eccitante. Accidenti! Eccoci qui. Ci siamo quasi, il premio ti aspetta. Altre mosse del serpente. Vai, Ginger, sei una vera combattente, su!
entrata nella miniera. Vediamo quanto velocemente riesce a trovare il bocconcino. Oh, è più interessata alle pareti. Non hai fame, Ginger? Ginger, è la strada sbagliata, devi spostarti verso la cassa, su! Ups, questo blocco non è sopravvissuto alla forza del criceto. Siu, sono un po' deluso, ho fatto del mio meglio per preparare quel dolcetto. Credo che lo troverà tra un attimo. Oh, adesso è il momento del premio, su! Forza, Ginger, aprilo! Brava! E il premio è una mela, quadrata naturalmente. Oh, Sammy, hai pensato ad ogni dettaglio. Ragazzi, vi è piaciuto il nostro labirinto? Date un pollice in su e non dimenticate di iscrivervi al canale. E di cliccare sulla campanella. Ci vediamo nei nuovi video. Ciao, ciao, ciao!